Ivan due giorni fa ci ha riportato finalmente i pezzi, li abbiamo spacchettati e oh, wow! E abbiamo subito cominciato l'assemblaggio. Fare tutta la scocca posteriore non è stato per niente facile, soprattutto riassemblarla, perché si reggeva su una struttura a sé stante che avevamo progettato noi, ma il tempo era un po' stretto, quindi una volta mandata in verniciatura l'abbiamo perfezionata. La vernice aveva creato degli spessori e abbiamo messo un po' più di tempo per assemblarla, ecco. Permesso? C'è qualcuno? Là, ciao Moreno. Dov'è la moto? Beh, dov'è? Ce l'ho di là. Dove? Ma è finita. Fammela vedere subito. Te la faccio anche toccare. Andiamo. Vieni. Ciao Beppe. Ciao Moreno. Dai, togliamo tutto. La vuoi vedere? Subito, dai. Dai. Wow ragazzi, capolavoro. Vederla sul banco, finita, lucida, nera, il rosso. La griglia tutta cromata davanti, beh, forse un po' ci ha emozionato. La moto è venuta veramente, veramente bene. Rosso, rouge de lange, nero e doppio chiletto. Le due pance sono state verniciate e riaccoppiate con la parte centrale. Abbiamo aggiunto il portapacchino cromato. Ok. Sella in pelle con pad coordinati e cuciture orizzontali. Sul serbatoio abbiamo anche aggiunto il tappo Monza, quindi a scatto. Eccolo qua. È lo chevron della Citroen che va a coordinarsi insieme al rosso. Sull'avantreno invece, oltre al faro, c'è anche la griglia che il buon Peppe ci ha lavorato per parecchio tempo. Allora, questa qui è una lamiera bordata con tutte queste stecche prima lucidate e poi saldate. Abbiamo preparato tutte le stecchette una per una, molandole e lucidandole, per poi riattaccarne una per una alla stessa distanza. È stata veramente una faticaccia e ci abbiamo messo forse un paio di giorni per finirla. Abbiamo aggiunto il logo Citroën ed è venuta fuori veramente una figata. Davanti non doveva esserci qualcosa di diverso? Sì, in realtà avevamo ipotizzato dei pararaggi, però ci siamo resi conto che andavano ad appesantire tanto la linea della moto. Quindi li abbiamo eliminati e abbiamo lasciato il parafanghino suo, nero. Anche perché sull'avantreno avevamo già il paragambe. Paragambe che è una chicca. Abbiamo il molding con il filetto che gli corre attorno. Ci posso salire? Certo, come no. Sì. Dai, vediamo di non farla cadere. Vediamo. Mi raccomando. Allora, posizione di guida molto comoda, eh? Ma voi l'avete provata? Sì, Moreno, l'ho provata io ieri. Una guida da passeggio, tranquilla, non fa tanto rumore. È stata una sensazione pazzesca. In pratica mi sentivo, diciamo, quasi un divo in mezzo alla strada, ecco, perché mi guardavano praticamente tutti e rimanevano tutti a bocca aperta. Qua ci sono i famosi paratacchi. I paratacchi, vedi, adesso sulla verniciatura risaltano tantissimo, che vanno a coordinarsi poi con tutti gli altri oggetti cromati della moto. Scusate, ma questa moto un nome ce l'ha alla fine? Sì, siamo andati ad omaggiare in tutto e per tutto la regina delle due cavalli, ovvero la Charleston. Quindi l'abbiamo chiamata Charleston. Bene, adesso non resta che vederla in ECMA. Non ci resta che portarla in ECMA, quindi ci vediamo lì? Sì, assolutamente ci vediamo lì. Ah, un'ultima domanda, non è che me la fate provare? Moreno, ascolta una cosa, vieni qua, poi portiamola prima in ECMA. Dai, non puoi domani. Dai, ma magari la prossima. Dai, ma stop.